A pescare polemica per la pista ciclabile Arlecchino realizzata dall'amministrazione comunale in via della Pineta nel mezzo della carreggiata. I consiglieri comunali del centro-sinistra si sono dati appuntamento proprio sulla pista variopinta per una conferenza stampa ed hanno fortemente criticato l'opera, in particolare Piero Giampietro, capogruppo in consiglio comunale del PD. Già il consigliere del Partito Democratico Marco Presutti aveva criticato aspramente la realizzazione pubblicando due foto definite agghiaccianti su Facebook. Pure la FIAB, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta Pescara, ha bocciato la realizzazione della pista ciclabile di Viale Pineta. Per l'ACI si tratta più che di una pista, di un red carpet, e intanto interviene il sindaco Carlo Masci. Può succedere un fraintendimento tra il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice dell'opera. L'importante è porvi subito rimedio. Nei prossimi giorni realizzeremo in quel tratto di strada una nuova segnalettica di zona 30. Ma Giampietro. Ma questo è un grande pasticcio e non può essere giusto dire che è un frutto di un'incomprensione dell'operaio che ha fatto le strisce per terra, è una scusa davvero poco edificante. In realtà il progetto che è stato realizzato è esattamente quello che il direttore dei lavori ha scritto nero su bianco su una piantina che è stata tranquillamente messa agli atti del comune. Quindi chi ha realizzato questa pista ha eseguito esattamente le nuove direttive che questa amministrazione ha voluto dare per questa pista ciclabile. Quindi non è un errore, né un'incomprensione, è il frutto deliberato di una scelta che effettivamente era già scritta con questi colori nella determina del dirigente di fiducia, tra l'altro del sindaco, sulla scorta delle richieste fatte da questa maggioranza. Per concludere, perché questo è frutto di una variante. Sì, è scritto anche questo, che questa variante è stata fatta sulla base di alcune richieste fatte di residenti e commercianti, ma dubito che anche bastando questa mattina tante persone in bicicletta hanno detto: ma questa è una follia. Anche gli stessi residenti e commercianti dicono: ma non è questo che si è chiesto. E poi, se si sapesse che questa variante è costata 50 e rotti 1.000 euro, beh, che allora qualcuno forse dovrebbe chiedere davvero scusa alle persone.